adesso Coltello ti domanda al 2A. Siamo alla chiocciola, eh? Una chiocciola. Ti domanda il 2. Sì. Una è 2A e una è 6A. Questo è il 2A. Ognuno dà le paure anziché la vecchia, è brutto lo stesso, ma senza denti voi. Ma tanto basta, basta lavori bene con le macchine, perché non si mangia. Purtroppo bello. Allora, siamo qua a Palaie, frazione del comune di Pelago, sta per iniziare la sagra dell'Ocio, una delle due sagre tradizionali che si tengono nel circolo ricreativo, e siamo qua con la signora Carla, che ci racconta le specialità della sagra dell'Ocio. La specialità è l'Ocio, è il sugo d'anatra. E l'Ocio si prende a un teli, poi vanno spezzati, poi vanno cotti e poi si incomincia il sugo, l'umido. Quindi i piatti della sagra quali sarebbero? Cioè il sugo di anatra, con cosa va? Con tortelli, con sì? Sì, con tortelli, con le chiocciole. Ah, c'è anche le chiocciole? Sì. Non le pasta, eh? La pasta, eh? Ah, le ecco. E poi invece dei secondi? Dei secondi c'è l'osso umido e poi c'è la roba alla griglia. Quindi quasi la cannella griglia. Quindi diciamo voi usate ricette tradizionali, sì, della zona, insomma, sì, ora non si può entrare ovviamente nei dettagli, però insomma. E le sagre si tengono, voi fate due sagre, una adesso dell'Ocio, a marzo-aprile, ora per farla anticipata, e l'altra invece è la sagra della Lepre, comunque è un'altra specialità. Sì, quella Lepre. Va bene. Noi lavoriamo un anno intero, noi lavoriamo un anno intero per trovare i loci, perché Siena non è possibile trovare 240 litri di l'Ocio tutti insieme. Allora Cesare e la Lucia chiesano l'Ocio, vanno in Romagna e piano piano si arriva, si mettono in sfida e così. Quella è la nostra storia. L'Ocio sono l'Ocio buoni, insomma, non è che si è andato veramente così. Prospanti, sì. Non va, no, abbastanza. Perché non andato in Romagna ormai, non ne parla. Che ho continuato che hanno 10 e uno che hanno 50, si fa tutto e poi si cuociono. E questa è la storia di loro. Poi si cuociono loro, io fo poco, ma loro stanno a lavorare da spezzarli, cominciano il sabato sera, iniziano lunedì mattina vengono qui, si comincia a fare subito, si comincia a fare. Allora è grossa, non è? Fino arrivare al punto di questo qui. Ora siamo a un punto di più facile. C'è più gente e tutto, ci sono un mare di ragazzi giovani, vengono gli altri, il presidente li ha invitati tutti. E sempre tanti, là ci sono i cuochi della griglia, Cesare e il Verdi, che sono i della griglia. Squadra completa. Ci dà soddisfazione perché noi ci ha avuto il volontariato, si fa tutto volontari e perfettamente hanno le gente. Siccome la fortuna la aiuta e ci dà soddisfazione, anche la gente c'è, per fortuna. Stasera se arriva alle fine c'è 150, 200, 300 persone. E quella è la situazione nostra. Arrivare a 200, 300 persone. Sta bene le persone. Fa bene, naturalmente, cercando di essere precisi. Precisi e attenti a tutto quello che si fa. Meglio si. Ora essere su cose. Quando si lava la polpa per fare il sugo, loro, le donne che sono qui, prendono questo, gli le aprono e levano tutti i cassetti che c'è. Tutti i cassetti che c'è. Dopo il sugo, senza cassetti, sempre lo sugo magro. È di là, sì, che voglio dire, non è che con l'attenzione più possibile, anche se è una saga, non è che si dia va, noi si fa l'acqua in loco, si leva l'acqua, si mette a soffriggere, dopo soffriggere si mette
a cuocere il misuri. Senti che lavorazione. Lavoro complesso e noi adesso andiamo a provarli queste specialità. Raccontate. Vedremo. Quindi ringraziamento alla signora Carla e al signor Paolo senza te. Signor Paolo, grazie. E a tutti i collaboratori. A tutti i collaboratori, giustamente. Senza di loro si vorrebbe niente. Tutti, ci vuole il lavoro di tutti. La squadra è importante. Le parole sono importanti, ma di loro si vuole di gruppo. Certo. Benissimo. Una chiocciola. Andiamo. Grazie mille. Grazie a voi. Buon appetito. Thank you.